Oh, tutti bravi a parlare quando sei all'estero, vero? Ma non torni più in Italia, ormai sei un expat, ormai sei inglese, ma la famiglia non la vedi più, ma questo, quell'altro. Però nessuno si è mai messo nei miei panni. Nessuno può davvero capire cosa vuol dire vivere all'estero, no? Nessuno, a meno che vai a vivere all'estero. Vita da expat è una vita bella, però è una vita anche di certezze, di incertezze, soprattutto di cosa lasci indietro. Io lascio indietro gli amici, la famiglia, la pasta asciutta, il mare della Sicilia, l'Italia, la mia lingua, la mia cultura, un po' di tutto. E questo vita da expat, alla fine è questo quello che conta. Però, quello che dico sempre a tutti è: vai all'estero, anche se il tuo progetto è quello di rimanere in Italia, il tuo progetto è vivere in Italia, vai all'estero. Fatti un'esperienza di un anno, due anni, anche sei mesi. Ovunque vuoi, apri la cartina, scegli una zona che ti piace, impara la lingua e vai all'estero. Questi sono i miei 7 consigli per vivere all'estero e non fallire. In realtà sono 8, quindi per favore rimani fino alla fine del video e aspetta per l'ottavo, che è quello molto interessante. Oggi è 1 gennaio 2021 e voglio augurare a tutti quanti voi un buon anno, un buon 2021 e la speranza che sia uno degli anni più belli di sempre, soprattutto l'anno della rinascita per tutti quanti noi. E voi iniziare l'anno nel migliore dei modi, vi chiedo solo un favore: vedete quel tasto giù, quello col thumbs up, insomma col pollice su, quello like, o mi piace in italiano? Ecco, sfondatelo, quando vedete questo video mettete like, vorrei arrivare a 100 like per questo video. 100 likes, alla fine, non sono niente nel mondo di YouTube, per me però sono importanti. Vi ringrazierò uno a uno, vi stringerò la mano e vi offrirò anche una birra uno a uno. La birra forse non lo so, però si potrebbe fare. Primo consiglio: impara la lingua. Devi imparare la lingua quando vai all'estero. Non è importante se ci metterai un anno o due, ma la devi imparare. Perché se non impari la lingua, non sarai mai un residente, non vivrai mai l'esperienza a pieno. È vero, all'inizio sarà molto difficile, molta gente saranno poco incline a parlare con te perché magari non vi capite subito, oppure molti saranno impazienti perché magari tu non capisci subito cosa dicono. Va bene, ok, quello è capitato anche a me all'inizio tante volte. Se non impari la lingua, non potrai mai poi mai vivere l'esperienza all'estero. Secondo consiglio: fatti degli amici. Gli amici sono davvero troppo importanti. Così come gli amici di casa sono quelli della vita, no? Gli amici che non dimenticherai mai. Ma gli amici all'estero pure sono importanti, sono importantissimi. Quindi i tuoi amici all'estero sono la tua nuova famiglia. Ed è così che funziona. Che sia un collega di lavoro, che sia tramite il lavoro o tramite i social network, fatti degli amici. Bevi il caffè del luogo dove vivi. Una volta che ci fa l'abitudine, non è poi così male. Lui era pure italiano. Mangia il cibo che il luogo ti offre. Onestamente, non era così male. Sii sempre pronto a tutto, perché sei in un'azione che non è tua, o perlomeno non lo è ancora. Quindi bisogna essere davvero pronto a tutto, ad aspettare e ad essere aspettati, a essere puntuale e non essere mai in ritardo soprattutto. Non ti lasciare abbattere dal language barrier, quello è importante veramente. Immergiti nel luogo dove ti trovi. Goditi la nazione dove andrai a vivere, nel migliore dei modi. Never forget who you are, non dimenticarti mai chi sei. Quando va all'estero spesso noi ci dimentichiamo un po' chi siamo. Questo capita all'inizio. Spesso a volte abbiamo addirittura vergogna o paura di dire dove siamo, non lo so perché. A me non mi è mai capitato. Sono sempre stato fiero e orgoglioso di dire di essere italiano e siciliano. Così come adesso sono fiero e orgoglioso di dire di essere un europeo. Quindi non dimenticarti mai chi sei. Sii orgoglioso delle tue radici e soprattutto parlane sempre bene. E l'ultimo consiglio:
L'ultimo consiglio è quello di andare a fare un po' di palestra, altrimenti finisce come me con la pancia. Quindi muovete quel culo in palestra. Ragazzi, se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un like, scrivete nei commenti la vostra esperienza da vita da expat all'estero e sottoscrivetevi al canale. Ci vediamo alla prossima. Ciao!